Anna Giordano, WWF Messina, volevamo chiederle qual è il... Allora, normalmente si utilizzerebbe la parola modello di sviluppo, ma noi preferiamo futuro, dell'area dello stretto, in, diciamo in contrapposizione con lo scempio del ponte, sia per quanto riguarda i trasporti di merci e di persone, e per quanto riguarda appunto il futuro dei giovani di questa città che sono costretti ad andare via. Quale sarebbe il modello di sviluppo di, per quest'area? Quello che porta veramente futuro, che porta veramente vita? Premetto che la parola sviluppo a me fa una certa, un certo effetto, perché lo sviluppo implica una, un continuare a creare, a costruire e a fare in un certo senso danno. Detto questo, questa città amministrata in maniera intelligente dovrebbe vedere intanto un ammodernamento e potenziamento dei mezzi di navigazione, che come sappiamo tutti sono ormai ridotti in termini. Cioè una sola nave di RFI è veramente incredibile, i treni, ripristinare i collegamenti, investire sul raddoppio del binario unico in Sicilia. Io quando viaggiavo con Trapani ho lavorato 7 anni, ho preso una volta sola un mezzo pubblico e ci ho dovuto rinunciare. Il treno più veloce Palermo-Trapani 100 km, 3 ore e un quarto. Allora, anche nel 1800. Ecco, allora, intanto sicuramente modernizzare i mezzi e rendere competitivo il trasporto che ormai è diventato veramente obsoleto, parliamo del definitivo. E una città intelligente punterebbe sulla tutela del territorio, sulla prevenzione del rischio, quindi dovrebbe immediatamente fermare il cemento che dilaga ovunque. E ripristinare e rinaturalizzare il territorio, perché tutte le fiumare di Messina sono state coperte, così tutte, tutte le strade perpendicolari al mare sono fiumare coperte, che è una bomba ecologica impressionante, e una amministrazione intelligente investirebbe su quella che è la bellezza assoluta dello stato di Messina, cioè qualunque cosa ce la invidiano. Profumi, colori, odori, sapori, il mare, migrazione, una biodiversità incredibile. Ammazzo, si può andare a mare. Ieri in autostrada ho visto l'aquila minore che mi passava sul cofano della macchina. Cioè, abbiamo è l'unico posto al mondo dove si possono trovare i pesci abissali spiaggiati, che sarebbero la gioia di biologi marini di tutto il mondo. E conservare, valorizzare, senza bisogno di andare a costruire cose che collocate ovunque renderebbero magari un posto banale interessante, ma qui invece lo deputerebbero. Per quanto riguarda i giovani, è una nota dolente. Io veramente mi auguro che i giovani riescano a trovare una strada, perché in questo momento molte strade sono chiuse, ma cercare di agire contestualmente sull'amministrazione quando si va a votare, votare chi ha a cuore il territorio e non il suo sceglio, e vedere di realizzare così insieme anche una forma di turismo intelligente nel lungo termine, imparare a far vedere a chi viene da fuori la ricchezza di questa terra. Abbiamo le navi da crociera che sono sempre qui e se vanno a Taormina. Questa è quello che manca. È ovvio che non può essere solo il turismo, io poi sono una che sa solo scrivere al computer e guardare uccelli, non è che ho grandi idee personali, anche perché insomma non, purtroppo lo scempio ambientale è tale che o scrivo denunce, certo, o mi sento male, per cui almeno quello che riesco a fare è più cerco di farlo. Però ripeto, in un qualunque posto civile, in un luogo come lo stretto di Messina avrebbe avuto una valorizzazione in termini di conservazione della natura, conservazione del territorio e soprattutto anche mettere in sicurezza il territorio, anziché continuare a incrementare il rischio. E comunque da un certo punto di vista la messa in sicurezza del territorio creerebbe molti più posti di lavoro, molti più, diciamo, futuro per i giovani, che è sicuramente il ponte. Ecco, è un'altra cosa che purtroppo non ci sono le condizioni in questo momento per poterla dire, ah che bello, recuperare la terra. Recuperare la terra e l'agricoltura. Il problema è che c'è un controllo della filiera che è impressionante, e ora come ora coltivare la terra è diventato perdente. Ma infatti si parlava del trasporto delle merci anche, cioè non ha senso, dovrebbe, cioè a nessuno viene in mente zero, che non ha senso spostare le merci, cioè dovremmo cercare di ribaltare il... A chilometro zero, questo da. Sarebbe il reale sviluppo, cioè cercare di evitare di farci arrivare... non so, io sono stata per 2 mesi in Tasmania, l'anno scorso c'era il team italiano. Quando ho lavorato a Trapani facevano uno del vaglio più
uno dei, non mi viene la parola, comunque l'aglio più buono, più ricco di sostanze organolettiche in Europa veniva da Nubia, che era lì vicino a Trapani dove io lavoravo, e qui a Messina trovavo l'aglio della Corea e della Cina. Non ha senso. E poi tornando al ponte, io dico sempre, è come avere una casa senza il tetto, senza il bagno e senza la cucina, e con i pochi soldi che ci sono uno compra il biliardo per giocarci, con tutto il rispetto per chi ama giocare al biliardo. Ok, ti ringrazio. Grazie a voi. E anche per, per il tuo intervento qui, è stato veramente bello. Niente, speriamo che magari con le tue esperienze passate in politica, sono state deludenti, magari sul Movimento 5 Stelle ci puoi fare un pensierino.